Ma buongiorno ragazze, come state? Allora, oggi sono qui in una postazione un po' diversa, spero si senta bene, spero si veda bene e niente, spero che il telefono non si rompa perché sotto il sole in un modo molto particolare. Mi pare che sono anche un po' distante da voi adesso e non è che io veda poi molto bene, quindi vabbè, spero si veda insomma. Allora, mi sono messa in questa postazione perché si vede un po' meglio, ecco, si vedono un po' meglio anche i capelli e tutto quello che sto per farvi vedere, mentre di là in camera si vedeva come sempre tipo grotta e allora ho detto vabbè, facciamolo qui. Allora, oggi perché sono qui? Sono qui perché qualche giorno fa una ragazza mi ha scritto un commento sotto un video, mi ha fatto una domanda, insomma, e mi ha chiesto: Marta, ma perché non ci fai vedere le acconciature che tu fai ai tuoi capelli? Perché non ci fai vedere delle acconciature, insomma, facili da fare sui capelli ricci, in modo che, insomma, possiamo prendere spunto, possiamo prendere qualche idea, diciamo così. Intanto mi metto il gel d'aloe perché le zanzare mi mangiano. E quindi ho detto: ma certo, perché no? Vi faccio vedere come io sistemo i miei capelli, diciamo come io li acconcio appunto. Oggi non parlo bene, vabbè, comunque oltre questo, io semplicemente vi faccio vedere come li tengo durante il giorno, se devo uscire. E i metodi in cui io li ho nella maggior parte del tempo. Allora, solitamente io, ragazze, non faccio, cioè non li tengo sciolti quasi mai. E questa, diciamo che è una cosa che in realtà voglio cambiare perché vedo sempre tutte queste ragazze che hanno questi ricci belli così sciolti. Ma io ragazzi non lo so, proprio non ci riesco, ma non sto dicendo che li tengo legati, ma li tengo sempre più o meno in questo modo come li vedete adesso. Soprattutto quando i capelli sono appena fatti, appena lavati come adesso, adesso io in realtà li ho appena fatti, non riesco quasi mai ad andare in giro così con i capelli sciolti qui davanti. Ragazzi, non ci riesco, in realtà non mi piacciono nemmeno perché non avendo tanto volume non stanno su come dico io. E quindi, non lo so, mi danno fastidio, poi si muovono sempre, devo metterli così dietro l'orecchio o così, però siccome non mi piace avere il pensiero ora staranno bene, ora staranno male, ora si sono appiattiti qui, li devo spostare, non vedendomi, ecco. Mi dà fastidio, quindi io li pinzo quasi sempre, così non ci devo pensare più e buonanotte. Solitamente io che faccio? Li tengo come nella maggior parte dei casi, come ce li avevo poco fa, ecco. Però li tengo con una pinzetta, a volte uso questa per casa, ma cioè è veramente orribile. A volte vi dico la verità, esco anche con questa. Cerco di metterla tra i ricci in modo che non si veda, ecco, questa cosa orribile. Ma se proprio voglio essere super perfettina e carina, cerco di mettere una pinzetta del genere che nei capelli non si vede, nel caso in cui si dovesse vedere, ecco, non vomiterebbe la gente per strada. Comunque, non penserebbe che sono uscita di corsa da casa senza guardarmi allo specchio. Quindi cosa faccio? Allora io di solito prendo una mollettina del genere e vi faccio vedere proprio come di solito io li pinzo. Allora li metto sempre un po' così di lato, ok, di lato, così. E questa parte qui, insomma, li tengo pinzati in questo modo, cercando di far andare i capelli sopra la pinzetta in modo che, ecco, non si possa vedere. Però ragazzi, vedete che io andare in giro con i capelli così sono molto, cioè so insomma che sto sempre a posto perché essendo pinzati qui, ora vabbè l'ho fatto un po' di cavolo, ecco, essendo legati qui dietro non ho il pensiero di ora staranno bene, ora staranno male, so che saranno sempre così. E via. A volte cosa faccio? In realtà d'estate quasi sempre, d'inverno mai ovviamente. Che cosa faccio? Vado ad decorare tutto
con dei fiori. Ragazzi, io non so che cosa dirvi, ma per me avere proprio i fiori in testa è tipo uno stile di vita. Io appena posso mi metto questi fiori in testa, vi faccio vedere quelli che ho. Questo non c'entra, però l'ho messo anche quello in testa. Dei fiori di questo tipo. Cosa faccio? Mettiamo caso che scelgo questo oggi, li tiro, diciamo, un po' così dietro l'orecchio e vado a mettere proprio questo fiore dietro l'orecchio in questo modo. Sì, esatto, io vado in giro così. Cioè, nel senso, ragazzi, non so se è una cosa strana, ma a me i fiori piacciono, cioè mi fanno proprio impazzire. Mi piace tantissimo averceli in testa. Ecco, cerco più o meno di abbinarli al mio outfit, diciamo così, ma se non ci riesco non mi importa niente, li metto comunque. Quindi questo è, diciamo, il modo in cui ho i capelli quasi sempre, quasi sempre. Voi più o meno penso che dei video abbiate potuto vedere questa cosa qui. D'inverno ce li ho nello stesso modo, ma tolgo il fiore perché non lo so, mi sembra una cosa comunque abbastanza estiva che in inverno insomma non c'entra nulla. A volte cosa faccio però? A volte io non metto la pinzetta in questo modo qui. Allora, nel modo in cui li avevo prima, i capelli ovviamente devono essere spuliti. Ecco, se sono già un po' più non appena lavati, diciamo così, e voglio raccoglierli un po' di più, vado a fare una specie di mezza coda in questo modo, così li raccolgo in questo modo, sempre pinzati qui, così. Cioè, ragazzi, non sono delle vere e proprie acconciature, vi sto facendo vedere come li metto io. A volte quindi li porto in questo modo, non sto neanche vedendo, cioè un po' a caso, ecco. Li tengo così. E magari li sistemo un po' meglio, ecco. Comunque non so se è una cosa solo mia. Mia mamma dice che è una cosa orribile, ma a me piace averli qui davanti, grandi, giganti. Quindi io non so, con queste mollettine cerco sempre di, non so, forse perché mi danno quella specie di volume che cerco di ricreare quel volume che non ho naturalmente. E quindi con le mollettine a Google alzo tutto quanto, ok? Qui l'opzione fiore potrebbe anche starci bene, ecco, una cosa del genere, perché no? Però, ripeto, questa la faccio un po' più raramente rispetto all'altra. Un altro modo in cui mi acconcio i capelli è di tenerli facendo una specie di riga in mezzo. Ora vi faccio vedere. Ora vi faccio vedere. Cerco di fare una specie di riga in mezzo così. Eccola, così. Tra l'altro, ragazzi, io li ho appena lavati, quindi mi sta anche dispiacendo toccarli in questo modo. Uso delle pinzette di questo tipo, ferrettini neri, così, tranquilli. Che cosa vado a fare? Non so se a voi piace, ma ultimamente lo faccio e mi piace. Tiro questa parte qui al centro, ok? Ora verrà una schifezza, lo so. Tiro questa parte qui, centrale, e la pinzo qui dietro, così. E la pinzo qui, vedete? In questo modo. E poi faccio lo stesso da questo lato. Così, in questo modo. E mi sembra un'acconciatura, non so se potete vedere, abbastanza carina. Certo, le radici sono un po' più spiaccicatine, però è comunque carina. Ecco, mi piace. Mi dà l'idea tipo di una specie di bambola. Mi ricordo che una bambola che avevo aveva una cosa. No, me lo sto inventando. Non lo so, vabbè, comunque. Sì, forse me lo sto inventando. Però è carina, non ho i capelli davanti alla faccia e di lato, magari con un po' di lacca così spruzzo e ho abbastanza volume qui di lato. Certo, non ce l'ho sopra, però si capisce che è fatto apposta. E qui di lato sono abbastanza gonfietti. Non prevede fiori, così, no, scherzo, non prevede fiori, non prevede nulla. La faccio, ma non così spesso come l'altra del ferretto. Ragazzi, l'ultima
cosa che utilizzo, ecco. L'ultima cosa che spesso d'estate, in realtà ragazzi, è una cosa che io farei tutto l'anno, proprio ogni giorno della mia vita, la coda. A me piace davvero, davvero, davvero tantissimissimo. Mi piace come mi sta, mi piace tutto della coda, tutto. Le trecce non tanto, anche se a volte la faccio così laterale, ma non è che mi faccia impazzire. Mi piace molto lunga, ma dato che a me non uscirebbe lunga, non la faccio mai. Una coda, sempre con l'uso dei fiocchi, qui dei fiori, quello che è ovviamente, sia alta che media e bassa, dipende. La mia preferita è quella alta, ovviamente. Io ragazzi ho i capelli super puliti, super appena fatti, bellissimi, però vi faccio vedere, insomma, dai. Ora vi farò una bella coda qui in diretta, però sappiate che sto soffrendo per questo. Non vorrei farlo, poi non dite che non siete importanti. Oh cavolo, che dispiacere. Vabbè, la faccio un po' così approssimativamente. Vabbè, insomma, quello. Vabbè, cerco di non tirarla troppo, ma non è così la coda, ovviamente. Deve essere più tirata. Vabbè, ho capito, lo devo fare per bene. Cavolo, quanto è brutto fare una cosa del genere con i capelli appena fatti, bruttissimo. Vabbè, comunque la coda è questa. Prima era più bella in realtà perché era un po' più lunga, però non me ne frega niente, mi piace lo stesso. E la coda, ecco, è questa qui. Ora in realtà, siccome sono appena asciutti, quindi sono i ricci sono un po' più ricci di quando scendono un po' e sono un po' più sporchini, diciamo così. È più brutta, sembra. Però di solito dopo un po' di giorni che cade un po' il riccio mi piace di più. Ma infatti non la faccio mai con i capelli appena lavati, appena, insomma, appena fatti. Ecco, metto una specie di fiore in questo modo. Vedete? Di fiore così. E ragazze, non lo so, la coda è over the top, mi piace tantissimo. Questa è alta, vi potete vedere. Poi la faccio un po' più bassa e a volte proprio bassa bassa qui giù, con i capelli abbastanza tirati e sempre con il fiore. Ora ragazzi, a volte utilizzo anche questi ferrettini così, mi piacciono tantissimo, che vado a infilzare qui così. Ecco, vedete? Bellissimo, mi piace tantissimo. Poi ragazzi, la coda è per me veramente comoda perché come faccio i capelli? Li faccio e so che scusate, li faccio insomma e so che rimarranno così per tutta la serata. Ragazzi, io non so, spero che in qualche modo vi sia stato utile, io vi abbia dato qualche idea. Ripeto, non è un video che vi vuole far vedere insomma chissà quale tipo di acconciatura. Ma anche perché molte volte sono acconciature che uno chissà quando fa, una volta ogni tanto. Però insomma, queste sono quelle che io faccio di più tutti i giorni, quelle appunto che si possono più o meno ricreare così tutti i giorni. Non sono vere e proprie acconciature, vi ho fatto solo vedere come li sistemo io. A volte metto proprio dei fiori interi così, dietro l'orecchio, in questo modo. Ecco, una specie di cosa strana del genere. Però ragazzi, i fiori tra i capelli sono davvero troppo belli. Poi d'estate io appena vedo un fiore approfitto. Anzi, tra l'altro, il prossimo che devo andare a comprare è la rosa rossa. Non ce l'ho. Ho solo questi fiori indefiniti. Indefiniti, non so cosa siano. E questo. Poi ce ne ho una nera, però ultimamente credo, non lo so, mi ricorda qualcosa di triste, quindi la rosa nera, non lo so, non la metto mai. Lasciamo perdere, meglio di no. Quindi niente ragazze, io spero che in qualche modo vi abbia dato qualche idea. E niente, se avete altre domande, se volete che io vi faccia vedere magari qualcosa di più elaborato, di più particolare, fatemelo sapere giù, sicuramente insomma potrei farlo. E questo è quello che io faccio tutti i giorni, cose davvero semplici. E quindi niente, ci vediamo alla prossima, un bacio, ciao!